siamo riusciti a mettere Biagio Tempesta sulla fontana, seduto, accovacciato sulla fontana di Fontesecco, e lui, in maniera astuta, ha detto... Non era, eh? Non era e non è difficile, ovviamente, anche perché questo è il mio quartiere. C'è lo studio. Lo studio regale qui, a 10 metri da questo bellissimo quartiere. Questo è un quartiere molto particolare, poi però la fontana cosa mi hai detto? Non c'è l'acqua e non c'è la luce. La fontana è tragica, perché è bellissima, rifatta in maniera molto carina, però non c'è l'acqua e soprattutto non c'è un impianto di luce che permetterebbe la notte una visibilità migliore. Che città stai vedendo? Una città che cresce bene, che si rimette sostanzialmente in moto, lentamente però, molto, molto lentamente. Ma una città che si mette il vestito. Poi quando leviamo il vestito di questa città troviamo interi quartieri ancora in cui la ricostruzione è nemmeno in corso, non è affatto iniziata, e questo è francamente brutto. Quindi mi stai dicendo, io ti do del tuo, magari qualcuno si sente, che avete però a dire sindaco, lei, tu, io col no, tu no, vado più spedita, pacco. Lo sanno tutti. Pacco satinato, fiocco lucido, carta con gli effetti speciali e dentro vuoto, questo mi stai dicendo? Non credo che sia fatta d'arte questa soluzione, è nella realtà dei fatti, però è passato tanto, tanto tempo. Il terremoto c'è stato nel 2009, stiamo nel 2021, fine 2021, sono 12 anni e non si esce ovviamente da questa situazione. E queste due cose avrebbero dovuto fare i sindaci che hanno vissuto questa tremenda storia, cioè il sindaco Cialente e il sindaco Biondi, porre fine ovviamente alla ricostruzione, ma tutti e due con notevole ritardo. Ritardi direttamente... Io parlo come cittadino, ah, però, certo. Non è che... Ritardi direttamente proporzionali alle responsabilità della pubblica amministrazione, tu che, voglio dire, ne hai avuto a Io che non fare parecchi anni. Credo che si sono fatti trasportare solamente dai tecnici, hanno accettato questa situazione di lentezza, di gradualità, chiamiamola così, per non essere cattivo, che hanno accettato e hanno detto vediamo le cose come vanno, non le acceleriamo. Ecco, io quello che io colgo negli atteggiamenti degli amministratori di questo periodo è quello di non accelerare la ricostruzione. Quindi una città infiocchettata e frazioni, insomma, ancora Beh, allo spa. Frazioni, ieri sono stato a Paganica e a Camarda, come è il mio costume ormai da ragazzino, da sempre fatto, a vedere come andava la ricostruzione, per mia curiosità ovviamente, perché io amo profondamente questo territorio e francamente non c'era niente, proprio niente, niente di niente, se non qualche bancarella a vendere la frutta o altro genere alimentare, ma null'altro, oggettivamente. Ma poi soprattutto la gente, ormai sono scomparse generazioni, stanno scomparendo delle generazioni. L'assurdo è che l'Aquilano, subito dopo il terremoto, voleva la ricostruzione dell'Aquila così come era prima. Quindi non si ha né un'idea del passato, né un'idea del presente, né tantomeno un'idea del futuro. Cioè, stiamo qui, grazie di Dio, aspettando che questa ricostruzione finisca. Oh, mentre aspettiamo che la ricostruzione finisca, aspettiamo anche la perdonanza, insomma. Beh sì, la perdonanza è una bellissima parentesi di questa città, è un appuntamento suggestivo, veramente, che ha tutti in sé quei caratteri cristiani e laici, che sono ovviamente bellissimi. Non c'è né la supremazia della Chiesa Cattolica né la supremazia dell'autorità civica. Boh, al di là credo del messaggio che l'abbiamo imparato tutti a memoria, qua alla fine si guarda la famosa ciccia, tra virgolette, che è il programma. Ma il messaggio, e tu lo sai bene. Continuo a dirlo, lo dicevo quando facevo il sindaco, è un messaggio di pace, di perdono. Cioè, la cosa più brutta, la gente deve saperlo, il perdono allora si pagava, chi commetteva qualche cosa, il cosiddetto peccato, poi andava all'abate di turno o al frate di turno e pagava per essere perdonato. Questo è il grande messaggio. Allora, poi, per evitare ovviamente questo mercimonio, perché i poveri erano tanti, tanti, tantissimi, per evitare questo marcimonio Celestino Quinto ebbe questa intuizione di farla gratuita. Questo è il vero messaggio. E tutto il resto, c'è un contorno fondamentale, no? Si parla di quello. Il contorno fondamentale è che l'abbiamo creato noi attraverso una manifestazione che ha delle punte di
di spettacolo non comune, bellissimo. Quest'anno ho visto il programma, l'ho approfondito, mi sembra molto bello e molto interessante, sia pure datato, perché qualche critica la faccio, datato con personaggi ovviamente che stanno... Mezza critica però me la fai, perché ma poi c'è sta sempre, che... no? Te le sei prese anche tu quando eri sindaco. Ma c'è qualche sindaco che non ha preso... No, però che non ha preso, si poteva fare così, non si poteva fare colà? Vabbè, ma gli aquilani sono così, no? Sono simpatici perché sono così. Non per niente c'è la festa di Sant'Agnese, io sono il priore confermato per la prima volta, due volte sono stato riconfermato. Senti, io sono sconvolta. Scherzo, ovviamente. Sono sconvolta quando hai detto che il prossimo anno arriverai alla cifra tonda degli 80. Io ti avevo dato 73-75 anni. Io ringrazio di questo apprezzamento, ma io vengo da Piazza Palazzo, per la precisione da Via Cavour, là. I ragazzi erano sani, belli, simpatici e venivano dalla povertà assoluta e ci siamo fatti larghi ovviamente nella comunità aquilana e anche extra aquilana. Senti, torno l'aria era buona, come posso dire? Certo. Torno al messaggio di pace per concludere, un messaggio al sindaco a questo punto, no? Grande responsabile di questo finale stadio con l'evento della perdonanza e poi il grande appuntamento con le amministrative. Non parlo di politica, però insomma, un tuo pensiero. Ma credo che ci sia molto molto da fare. Il mio pensiero, ovviamente, essendo, non dico un esponente di centrodestra, ma riconoscendomi in quell'area, il centrodestra è così come è stato realizzato in questa città, non è centrodestra ovviamente. Centrodestra è servizio ai cittadini, alternativa, rispetto della cosa pubblica, e soprattutto è gioioso, bello, trionfante. Questo è il centrodestra per me. Tu ci penseresti mai a ricandidarti? chiedo scusa se mi cito, ogni tanto mi diletto di mettere qualche piccola annotazione su Facebook, quello gestisco in maniera non offensiva nel modo più assoluto, lungi da però te. Ti piace ultimamente ogni tanto vedo, ma che sai, ti in questa piace. Città manca un po' di coscienza critica, no? Questa città, diciamo che i talebani ci stanno in questa città, sei sempre ristabilito l'ordine. Senti, sempre dell'idea, il tuo mantra, non si può parlare con tutti, questa tua insomma frase. Beh sì, sostanzialmente sì. Però una guida illuminata, esperta, che posso dire, tranquilla, ci potrebbe stare. Allora i messaggi sono tutti sindaco, 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 sindaco. Ora, se a distanza di tanti anni qualcuno dice sindaco, sindaco, qualche cosa sarà rimasto nell'immaginario collettivo. Ovviamente certo. Io non ho alcune intenzioni di presentarmi come sindaco, io ho una diversa visione di questa città manca di rappresentanza politica, no? Non c'è mai... Un sindaco, un amministratore di destra o di sinistra che arrivi, che vada a Roma e vada a trattare ovviamente qualche cosa, tant'è che siamo perfino esclusi dal PRR, questi soldi arriveranno dall'Europa, non c'è alcun progetto dell'Aquila, il che significa una carenza politica non indifferente. Velocissimamente, vai. Che prevedi come la Sibilla Cumana? Beh, la sinistra è scomparsa in questa città, no? La feci scomparire io tanti anni fa e ricordo che la sinistra prese l'11,7%. L'11,7%. La sinistra è scomparsa e tantomeno fa un'attività politica attraverso quelli che sono i suoi esponenti. La destra gode di ottima salute? E la destra pensa a gestire quello che ha avuto in eredità dalle altre amministrazioni e nient'altro. Però stanno tutti in campagna elettorale, vedo, perché ognuno si sta a fare l'orticello suo, i candidati ai sindaci. Adesso ho i presunti candidati, ne sono numerosi, e quindi auguri a tutti, ma non auguri a tutti personali, auguri per la città.